Ora vogliamo vedere cosa succede quando andiamo dall'altra parte della barricata, cioè dal punto di vista del ricevente. Riceviamo questo codice e vogliamo sapere se è corretto oppure no. Allora, cominciamo a controllare il primo bit di controllo. 1, 2, 3, 4, bit a 1, quindi siamo a posto. Il 2, 1, 2, 3, 4, bit di controllo, quindi a posto. Il 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo non va bene, c'è qualcosa che non quadra. Controlliamo il bit 8, anche il bit 8 c'è qualcosa che non quadra, quindi sappiamo già che c'è un errore. In particolare, se sommiamo la posizione di questi bit, abbiamo 8, 4, 12 e automaticamente sappiamo che questo è il bit sbagliato, possiamo autocorreggercelo. Vi lascio il piacere di scoprire a che numero decimale corrisponde.